Benvenuti in questo nuovo video. Oggi volevo fare un unboxing con voi riguardo il mio ultimissimo scanner per pellicola. Premetto che non ho scanner precedenti di mia proprietà. Qualora avessi avuto bisogno di scannerizzare qualche negativo, mi recavo sempre da amici. Però adesso avevo bisogno di poter archiviare in modo veloce le mie pellicole, non potevo sempre aspettare o disturbare i miei amici, anche perché il numero di pellicole continua ad aumentare, e quindi ho deciso appunto di dotarmi di un mio scanner. Nello specifico quello che ho scelto io, come potete vedere, è l'Epson Perfection V850 Pro. Vi dico subito che questo non è un video review, ma è solo un video di unboxing e quindi andremo a vedere quello che c'è all'interno. Al fine di non fare questo video di unboxing troppo lungo, semplicemente vi spiegherò le mie ragioni per la quale io ho deciso di comprare questo scanner in un altro video, perché mi sto rendendo conto che i video sul canale sono veramente lunghissimi. Quindi questo sarà solo un video di unboxing, quindi di scartamento e basta. Allora, prima di partire con l'apertura della scatola, vi dico giusto delle informazioni veloci. Questo è uno scanner piano, non è uno scanner a tamburo. Risoluzione massima 6400 dpi. Formati supportati, parliamo di medio formato, di piccolo formato, medio formato e anche di grande formato. Si possono avere pellicole, se non ricordo male, fino all'8x10. Dovrebbe essere appunto uno scanner veloce, infatti dovremmo avere il supporto di pellicola doppio, proprio al fine di caricare, diciamo, un formato, mandarlo in scansione e nel frattempo che stiamo scansionando possiamo finire di caricare la seconda parte del rulino e poi mettere in scansione e quindi risparmiare un pochino di tempo. Questa è l'idea con la quale è stato concepito questo scanner. Quindi vediamo che cosa c'è. Allora, all'inizio troviamo un po' di manuali. Abbiamo Silverfast, che è appunto un software per la scansione delle pellicole non di madre Epson che loro ci forniscono. Poi abbiamo due CD, uno con il software Epson e l'altro dice Silverfast. Poi cosa c'è qua? Ok, sembrerebbe un foglio per la calibrazione dei colori per la scansione. Interessante. Bene, bene. Poi abbiamo guida al montaggio, information booklet, quindi informazioni sull'utilizzo dell'apparecchiatura. Sempre informazioni su come utilizzare i supporti, questo non lo so, questo è scritto lo stesso in qualche lingua strana, ma sembrano sempre informazioni sull'utilizzo dello scanner, su come utilizzarlo soprattutto per le pellicole. Poi abbiamo questo. Ah, ok, questi sono i formati. Prendo un paio di forbici. Allora, eccoci qua. Questi sono appunto i formati per le pellicole. Questo è il formato del 35 mm, che è appunto a tre strisce. Medio formato. Poi
Queste sono le diapositive 35 mm. E questo sì, medio grande formato, forse questo è più grande formato. Bene. Poi qui. Ah, ok, gli scanner per pellicola sono specifici per pellicola perché praticamente per illuminare la pellicola abbiamo bisogno della doppia luce e poi al centro ci passa il negativo. Contrariamente a uno scanner normale, che se voi avete in mente come funziona, voi aprite lo sportello ed è bianco. Se provate a scannerizzare la pellicola con quello sportello chiuso che è bianco, non funziona perché la luce è solo da una parte. Quindi, siccome questo scanner ovviamente è, cioè, si possono scannerizzare anche documenti, quindi questo credo che sia la parte bianca che va messa nello sportello per chiudere e scannerizzare il documento e praticamente andare a schermare la seconda luce che invece ci serve per il negativo. Sì. Ok, poi abbiamo un altro blocco qua. Questi sono sempre quattro, abbiamo detto che i supporti per la scansione sono doppi, quindi non vado a spacchettarli adesso. E poi qui abbiamo la parte elettronica, cavo, trasformatore, cavo e USB. Bene, bene, bene. Allora, ecco qui il nostro scanner. Sì, non vedo più niente qua. Allora, facciamo così. Abbiamo il cavo per collegare questa parte con questa. Ok, vedete quello che intendevo per quanto riguarda la luce? Per poter avere la pellicola scansionata, noi avremo una luce qua dentro e una luce qua, e quindi poi al centro metteremo la pellicola e quindi l'illuminazione sarà doppia. Quindi sì, credo proprio che questo pezzo vada a inserirsi in questo blocco per i documenti. Quindi poi qua mettiamo il nostro foglio e chiudiamo e scansioniamo, oppure proviamo ad aprire per esempio il 35 mm, che è quello che il primo che verrà utilizzato. Ok, guardate, ci sono i triangoli qua e ci sono anche qua, quindi sembrerebbe molto facile da intuire. Ok, perfetto. Quindi poi andrei a togliere questo, chiuderei e farò partire la mia scansione. Sì. Ok, quindi adesso mi resta che testarlo. Questo è tutto, io spero che il video vi sia stato utile e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!